In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!» Oggi dalla scienza sappiamo che qualsiasi immagine viene filtrata dall'occhio e poi elaborata e ricostruita dal cervello. In antichità invece si pensava che le immagini arrivassero all'occhio attraverso un fluido che andava a colpire gli oggetti circostanti e ritornavano all'occhio conservandone la forma e determinandone la visione. Questo flusso che gli occhi o che gli oggetti stessi sprigionavano in modo misterioso stava anche alla base della teoria del cosiddetto malocchio. Solo nel 1600 circa si riuscì a dare un'impostazione diversa e più corretta, stabilendo che l'immagine da noi percepita si forma all'interno dell'occhio e non all'esterno ed è provocata dall'interazione della luce con l'occhio, più precisamente con la retina dell'occhio. Torniamo adesso al Vangelo. Oggi leggiamo che lampada del corpo è l'occhio e se l'occhio è chiaro tutto il corpo sarà nella luce. Senza troppe nozioni scientifiche Gesù coglie che l'immagine viene filtrata ed elaborata dall'occhio e che non c'è nulla che dall'esterno può influenzare il nostro interno, è dal di dentro che costruisco lo sguardo sulle cose. Gesù allora cosa ci raccomanda? Di tenere pulito, chiaro il nostro occhio, cioè il nostro elaboratore di sguardi. Se questo è chiaro, allora tutto sarà bello. Ma se questo è sporco, inquinato, allora tutto sarà visto con quest'occhio viziato e grande sarà la tenebra. Nel corso della spiritualità, questo organo dell'occhio è stato identificato con l'anima, a volte con la coscienza oppure con la sinderesi, cioè la facoltà di discernimento. Ma i più hanno identificato l'occhio del Vangelo con il cuore, e questo corrisponde ad una delle beatitudini: beati puri di cuore, perché vedranno Dio.